Salve a tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi giro per voi il wrap up del mese di ottobre. E se avete visto l'anteprima di questo video avete capito che c'è un casino di roba della quale parlare oggi. Tenterò di essere breve perché il 99% dei volumi è stato già nominato in altri video che sono usciti questo mese e non mi vorrei ripetere granché, però se avete visto l'anteprima al tempo stesso avete visto anche che i libri erano pesanti, cioè i libri sono pesanti perché ce li ho addosso in questo momento. Io di norma faccio l'anteprima dei wrap up con i libri in testa, no? Perché la vedo molto come una cosa, ecco tutti i contenuti che sono andati ad aggiungere alla mia persona nel mese. A sto giro penso che boh, mi sarei spaccata il cranio se avessi deciso di fare la mia solita anteprima dei wrap up. Domani parto per il Lucca Comics, ho ancora tutte le valigie da fare, intorno a me c'è il caos più totale, voglio solo rannicchiarmi a terra e piangere, quindi direi di partire immediatamente. Partiamo con il libro più pesante, così ce lo leviamo di torno. E lui è Yves Saint Laurent. Detesto il modo in cui pronuncio Yves Saint Laurent, non ci posso fare niente però. Haute Couture, sfilate, questo qui è un volume edito dall'Ippocampo Edizioni al prezzo di 49,90 euro. È uscito questo mese ed è il terzo che io posseggo di questa collana, ho anche Chanel e Dior. Purtroppo mi sono persa per strada e Vuitton, che sarebbe stato il mio preferito in assoluto perché sono una grandissima fan di Vuitton, e sta per uscire Prada. Io sono innamorata di questa collana, cioè a parte che sono dei libri che fanno arredamento in maniera splendida, cioè questi sono dei coffee table book. Adesso tento di farvi vedere qualche pagina. Questo ovviamente non è un libro che ho letto, cioè non posso dire di averlo letto, però posso dire di aver passato 4-5 serate estremamente piacevoli mentre ero a letto col mio tè, prima di andare a dormire, a sfogliare e a riempirmi gli occhi di bellezza, fondamentalmente. È a questo che è servito questo libro, per riempire le mie giornate, le mie serate e la mia vita con un po' di bellezza, con un po' di stravaganza. Non so, è servito a farmi venire le stelline negli occhi, in qualche modo. Se anche voi siete appassionati di moda, come lo sono io, secondo me questo volume in particolare, che a livello estetico secondo me è il più bello, almeno tra i tre che ho, Vuitton è il migliore. Mi manca. Ancora, prima o poi riuscirò a metterci le mani sopra, però tra i tre che ho, Dior, Chanel e YSL, questo è il più bello perché il rosa, che è stato scelto ovviamente il rosa iconico dell'abito più famoso che la Maison abbia mai tirato fuori, ma è stupendissimo, cioè mi mette un'allegria incredibile averlo in camera, mi fa sentire un po' più a casa, rende l'ambiente più personale. Bello, bello, bello. Se siete appassionati di moda, date un'occhiata, magari nell'info box ad Amazon. Vabbè, vi linkerò tutti i libri dei quali parleremo oggi. Però oltre a linkarvi questo, vi linko anche gli altri che sono usciti, se volete dargli un'occhiata, se state cercando di arredare casa, di rendere la vostra libreria la libreria più bella che sia mai esistita, loro vi verranno in aiuto. Continuiamo e concludiamo a questo punto con il secondo e ultimo volume che io ancora in video non vi avevo nominato. Di tutti gli altri abbiamo parlato almeno una volta. Questo qui invece ancora non è apparso. È apparso nella mia newsletter, questo è vero. Se non siete iscritti al weekend con Read Blog Repeat, trovate il link nell'info box. Ogni sabato mattina vi mando una mail in cui apro il mio cuore a voi. Esattamente quello che faccio. Apro il mio cuore a voi, vi consiglio libri, facciamo tante cose belle in quella newsletter. Ecco, questo è apparso lì e devo dire che è stato un volume che ha riempito 10 minuti, 5 minuti, perché tanto ci vuole a leggerlo, e sarò molto onesta, però ha lasciato un segno molto profondo. Io a questo volume sono affezionata, davvero, e sto parlando di lui, e lui è La Cicala, scritto e disegnato da Sean Tan, edito da Tunhue al prezzo di 15 euro. Ed è, qui dentro anche conservo il disegno che mi ha fatto Marco Gervasio di Fantomius a Romix. Lo tengo qui dentro perché lo voglio incorniciare e ho paura che a metterlo da qualche altra parte si rovini e questo libro è della dimensione giusta, però non è di Fantomius che stiamo per parlare oggi. Stiamo parlando della Cicala e lui è un volume illustrato, adesso vi faccio vedere qualche tavola, tutto in grigio. Non vi aspettate del colore all'interno di questo volume, della storia di una cicala che lavora in mezzo agli umani. Ecco, questo qui è il brevissimo testo, ogni pagina ha un testo così breve, ma le illustrazioni sono qualcosa di incredibile. Questa cicala lavora in un cubicolo, in un'azienda, in mezzo agli umani, e gli umani la trattano veramente male.
ovviamente non vi spoilererò il finale, questa qui è una storia che parla di libertà e del liberarsi dalle proprie prigioni. So che sembra un qualcosa di estremamente complicato per un volume che avrà 30 pagine, a voler dire tanto, ma secondo me quando c'è del talento vero, profondo e puro, tu in tre parole puoi parlare di libertà, dell'essere liberi. E nel momento in cui tu non sei libero, è la cosa più orribile del mondo, sei in prigione, sei schiacciato dal peso degli altri, dal peso delle situazioni, dal peso dei luoghi, ma arriva sempre il momento in cui prendi il volo e ti guardi indietro e ridi, ed è meraviglioso. Io veramente vorrei che arrivasse a tutti voi La Cicala. Cioè, se volete un volume di Tunwei, se volete scoprire Shontanda, per carità, Shontanda ha scritto anche L'Approdo, ha scritto dei graphic novel decisamente più famosi rispetto alla Cicala, ma lui rimane il mio preferito di sempre e rimane una delle cose più belle che io abbia mai letto e più pure. Io poche volte ho sentito parlare di libertà con tale efficacia e del rimanere anche fedeli a se stessi. Un personaggio che tiene la testa bassa, ma alla fine quando poi ce la fa, è il migliore di tutti. Che bello che è stato La Cicala. Ci penso spesso a questo libro e l'ho letto questo mese, perché questo qui l'ho avuto questo mese, diverse volte. Già, il fatto che sia così breve mi permette di tornarci ogni volta che ne ho bisogno e di non sentirmi in colpa perché non sto togliendo del tempo di lettura ad altre cose. Però questo è proprio il volume da tenere a mente, il quale tornare ogni volta che c'è un problema, perché ti dà la giusta speranza e ti fa mettere tutto nella giusta prospettiva, ed è così sottile. Questa è la magia della lettura. Questa è esattamente la definizione di magia della lettura, secondo me. Continuiamo adesso con tutti quelli che sono i volumi che vi ho già nominato in video che ho girato negli ultimi 30 giorni. I video corrispondenti ai volumi li troverete tutti linkati nelle schede dell'info box, così non mi ripeto ogni volta, e direi di partire con colui che è apparso nel video dei preferiti del mese, così voi siete già scocciati all'idea di vederlo, anche perché è uscito pure nel Thank You Next Book Tag, cioè, quindi questo è il terzo video di fila in cui ve ne parlo. Sì, chiudete, dite addio a Read Blog Repeat e ciao, ci vediamo la prossima volta, giuro che sarò breve. Mercedes, Daniel Coelho, edito da Bow Publishing al prezzo di 21 euro, questo è uno dei volumi che fanno parte della collana 10 che festeggiano i primi 10 anni della casa editrice, infatti c'ha il talloncino dorato. Al centro della nostra storia c'è Mercedes, questa donna potentissima, spietata, senza scrupoli, che non chiede niente a nessuno e che ha sempre tutto sotto controllo, che si ritrova in fuga. Siamo in un mondo distopico e solo Daniel Coelho avrebbe potuto costruire, cioè io sono ogni volta, perché questo è il terzo volume dell'autore che esce ed è il terzo che io leggo, quindi sento di conoscerlo, mi ci sento a mio agio, poi io lo seguo su Instagram, mi piacciono molto le sue vignette, quindi è familiare per me ormai il suo stile di disegno e le sue tematiche, lo sono veramente tanto. Io non sono una grande fan della distopia, è una cosa che dico spesso, ma nel momento in cui arriva la distopia che tocca le corde giuste con me, diventano sempre i miei libri preferiti. Cioè, mi basta pensare al Racconto dell'ancella di Margaret Atwood, alla Lotteria di Shirley Jackson o a Residenza Arcadia dello stesso Coelho. Nel momento in cui arriva quel mondo immaginifico e distrutto e terrificante in cui io sento di trovare delle tematiche che mi sono care, in cui sento la paura, perché quel mondo distopico è il mondo nel quale io sarei terrorizzata di trovarmi, allora ciao Valeria andata, mi avete persa per sempre. Questo è un mondo distopico in cui io sarei terrorizzata di vivere e al tempo stesso mi ha dato un'adrenalina pazzesca, cioè io non riuscivo a smettere di leggere, ma anche perché la protagonista Mercedes è ipnotica, è ammaliante, è esattamente il tipo di donna al quale vorrei stare intorno. Questo è il tipo di donna che vorrei conoscere, questo è il tipo di donna che seguirei anche in capo al mondo, e sono veramente seria nel dire tutto questo. E nei momenti più bui del graphic novel, e ci si arriva dopo una semina fatta veramente bene, una cosa che ho apprezzato, tu ti rendi veramente conto che pensi di star leggendo una tipologia di storia, pensi che una storia possa darti
solo determinate sensazioni e valori, e poi boom, l'autore ti ribalta completamente tutto e tu ti ritrovi triste solo nel tuo letto la sera a tentare di non piangere. È stato un bel roller coaster di emozioni, bella uscita, bello tutto. Io qui sto andando veloce solo perché questo è veramente il terzo video di fila nel quale ve ne parlo. Ve ne ho parlato su Instagram, se mi seguite su Instagram sono ReadBlogRepeat anche lì, e vi ho postato una vignetta che per me è molto significativa. Mettiamola così, mettiamola su Instagram. Io ho messo una vignetta che mi ha fatto pensare molto e l'ho messa su Instagram appositamente perché speravo facesse pensare anche qualcun altro. Mi è da recuperare proprio tanto. Sapete che adesso che ci penso di questo volume, non vi ho ancora parlato in video, mi sto confondendo, è stato il libro della settimana in una newsletter, per questo sapevo già dentro di me di avervene parlato, per ora che ci penso forse questo è il suo debutto in video, potrebbe essere. Lui, in ogni caso, è Due donne alla Casa Bianca di Amy Bloom, edito da Fazzi Editore al prezzo di 18 euro. Anche questa nuova uscita è così, è apparso in un book haul, quello è vero, però il book haul non lo conto perché tutti i miei libri a un certo punto tecnicamente appaiono in un book haul. E la storia, oggi mi sto perdendo, oggi questo wrap up è... Valeria non ha senso di esistere, ma perché sto pensando, sto guardando la valigia per Luca e sto guardando il casino primordiale che c'è sul mio letto, cioè... La terra all'inizio, quando la lava ribolliva in dei crateri enormi, aveva lo stesso aspetto che ha il mio letto in questo momento. Lui, però, perché merita il suo spazio, non merita che io mi perda in voli pindarici, è la trasposizione narrativa della storia d'amore che si è consumata tra Eleanor Roosevelt, la moglie del presidente degli Stati Uniti, e la sua amica giornalista Lorena Hitchcock. Lorena Hitchcock. Sono assolutamente convinta che questa facesse di cognome Hitchcock. Anche mentre leggevo il libro leggevo Hitchcock. Ogni tanto queste cose succedono e basta, e non ci posso fare niente, però è Hitchcock il cognome giusto. Ho dei sentimenti controversi nei confronti di questo volume, perché la storia mi ha intrigato tantissimo, una storia d'amore lesbo alla Casa Bianca, in un contesto storico, non contemporaneo, era esattamente quello di cui avevo bisogno, se posso essere onesta. E... In più è un romanzo che va avanti per degli anni e ci sono dei belli alti e bassi emotivi tra le due. In più noi seguiamo moltissimo Lorena, che è un po' la voce narrante di quello che è il romanzo, e devo ammettere che il punto dedicato alla sua infanzia, in cui parla di come è stato andarsene da casa, io stavo male, ero disgustata. Se siete sensibili alle violenze nei confronti dei minori, questo non dico che vi potrebbe far vomitare, perché in realtà ho letto molto di peggio e ho sentito storie vere che sono state molto peggiori, ma c'è stato qualcosa nella scrittura di quelle pagine che veramente mi ha scioccata. Cioè, io sono andata a letto che stavo male, sono stata male per il giorno o due giorni successivi. Anche adesso a ripensarci penso, cavolo, è stato forte, è stato proprio forte. Lo vedo come una cosa negativa perché non mi piace comunque stare male per un libro, ma al tempo stesso la vedo come una cosa molto positiva, perché nel momento in cui tu decidi di mettere in campo determinate tematiche, se lo fai male, se non scateni un'emozione, allora come scrittore non vale nulla. Mentre la Bloom, senza nemmeno troppi complimenti, mi ha fatto stare veramente malissimo. Ma dove cominciano i sentimenti contrastanti? Cominciano nel momento in cui io l'ho chiuso, ho pensato, sì, mi è piaciuto, ma non è per me il romanzo dell'anno, nel senso, non credo mi ricorderò di lui tra 5 anni, 10 anni. Non è uno di quei libri con cui vi rompo le scatole. E visto che ormai è passato quasi un anno dall'ultimo libro con cui vi ho rotto le scatole, che per me è L'incubo di Hill House di Shirley Jackson, sto cominciando a preoccuparmi, perché se io non leggo tot libri che veramente mi ribaltano l'anima, poi comincio a stare male. E io in questo nutrivo quel determinato tipo di aspettative, cioè pensavo, questo libro mi ribalterà l'anima perché è la storia d'amore della quale ho bisogno, il contesto storico che mi piace, la scrittura l'ho cominciato e mi è piaciuta, molto scorrevole, molto potente, poi quelle scene delle quali vi ho parlato prima sono praticamente nelle prime pagine del libro, quindi tu boom, hai questo inizio a botto, però poi l'anima me l'ha ribaltata? No,
Io ve lo consiglio comunque, è stata una bella lettura, però vorrei potermene parlare con ancora più entusiasmo, vorrei ritrovarmi ancora più coinvolta emotivamente dalla storia e non è stato così. Il volume che vi ho nominato all'interno dell'ultima puntata del Non Fiction Amore Mio, quella è una serie che a voi non piace molto. Me ne rendo conto, ma perché effettivamente fanno di solito molte meno visualizzazioni le puntate del Non Fiction Amore Mio rispetto ad altre mie rubriche, però sappiate che continua perché è forse la mia rubrica preferita. Parlare di saggi rende la lettrice più felice sulla faccia della terra, quindi non si fermerà. Spero che col tempo imparerete a dare amore anche a quei video lì. Però tornando a noi, all'interno di quel video appunto compariva lui. Lui è infografica della Seconda Guerra Mondiale, sì, io leggo sta roba e la amo anche parecchio, diretto da Jean Lopez, Nicolas Aubin e Vincent Bernard, con data design di Nicolas Guillera, credo, edito dall'Ippocampo Edizioni al prezzo di 25 euro. E questo qui è un volume che raccoglie al suo interno tutte le informazioni che ad oggi possediamo sulla Seconda Guerra Mondiale e fa come promette nel titolo, ovvero le raccoglie in delle infografiche per renderle fondamentalmente fruibili a chi come me, a chi come voi, non è uno storico e non ha una conoscenza tale della Seconda Guerra Mondiale da permettergli di magari comprendere le stesse informazioni però messe sotto un altro punto di vista. Questo qui me lo sono mangiato. Me lo sono mangiato in due sere perché era quello di cui avevo bisogno in quel momento. E devo dire che è chiaro, che mi ha insegnato tantissimo ed è stato bello 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 proprio per quello. Io poi sono un'appassionata di storia, devo dire che quello della Seconda Guerra Mondiale del Novecento non è il mio periodo storico preferito. Io sono una grande fan del Medioevo, della storia antica. Se questo fosse stato infografica della caduta del Sacro Romano Impero, probabilmente invece di metterci due serie ce n'avrei messa soltanto una. Però è stato comunque molto interessante. E la Seconda Guerra Mondiale è quel periodo storico che noi incontriamo più spesso nel nostro percorso scolastico. E secondo me è anche quello che in qualche modo ci rimane meno impresso, perché la quantità di informazioni è gigantesca, non c'è tanto tempo di fare tutto e si finisce sempre molto confusi. Come vi dicevo all'interno del video del Non Fiction Amore Mio, i miei capelli oggi hanno deciso che non va. È un volume che vi consiglio tanto se siete ancora all'interno della scuola dell'obbligo e ve lo consiglio anche tantissimissimo se siete insegnanti di storia. Fate un favore ai vostri alunni e permettetegli di avere la chiarezza necessaria che lui vi offre. Cioè, per me è utile per tutti. E poi, anche lì, come vi dicevo in quel video, la storia tende a ripetersi, purtroppo. Secondo me non viviamo in un bel clima sociale, politico. Mi fa un po' paura tutto questo e mi mette ansia. Conoscere è sempre d'aiuto e questo volume qui mi permette di conoscere, di farlo bene, ed è un grande volume al quale tornare e ritornare nel corso del tempo, ed è facile da comprendere. So che da lì sembra difficile perché vedete il testo piccolo, perché vedete tutti questi grafici, ma vi assicuro che gli autori vi prendono per mano e vi fanno fare un tour, è perfetto. L'ultimo volume del quale parliamo oggi è un altro volume che è apparso all'interno del Non Fiction Amore Mio. Ho deciso di scegliere come penultimo volume per questo wrap-up la dose di trash che abbiamo oggi, perché così concludiamo con una botta emotiva dura e almeno, non so, vi faccio ripigliare un attimino prima di distruggervi alla fine, come nelle meglio tragedie. Il volume del quale stiamo per parlare è Blu come il sangue di Massimo Picozzi e Alfonso Signorini, edito da Mondadori nella collana Strade Blu al prezzo di 17,50 euro. Questo qui l'ho pagato 3 euro all'usato. E adesso c'è un'edizione economica che viene 6-7 euro, qualcosa del genere, quindi non vi preoccupate, non vi costerà 17,50 euro. Il sottotitolo di questo volume è Storie di delitti nell'alta società. Potrei anche smettere, cioè è quello. Abbiamo 15 storie all'interno del volume. Si parte da un delitto avvenuto a Bologna nel Novecento e si conclude con quelle che sono state le vicende di Michael Jackson. Quindi ok, storie di delitti nell'alta società, Blu come il sangue. Io all'inizio, nel momento in cui ho acquistato il volume, l'avevo presa molto come un parliamo di duchi, conti, baroni, re, eccetera eccetera. Invece ci sono anche delle celebrità all'interno del libro. Massimo Picozzi è un criminologo, mentre Alfonso Signorini è un giornalista.
E io di tutto ciò ho amato alla stragrande la commistione tra i due, perché Massimo Picozzi si vede che dà il suo apporto professionale, schematico, analitico a quelle che sono le vicende, mentre Alfonso Signorini dona una teatralità e una prosa assolutamente fuori dal comune, con termini desueti e aulici buttati così a caso, che mi ha fatto morire. Io poi sono in un periodo della mia vita in cui amo particolarmente le storie violente, le storie di omicidi, mi sto cibando di serie TV a tema su Netflix. Ho visto Mindhunter, Peaky Blinders, anche tanta violenza, anche Insatiable. Ecco, questo qui mi ricorda tanto Insatiable come serie TV. Se non l'avete visto su Netflix, correte. Però se vi piacciono quelle atmosfere lì da trash, però con risvolti da accoltellamenti, lui non ve lo potete far sfuggire. È stata una lettura leggera che è stata un bell'intermezzo. Come potete vedere, escludendo comunque il libro delle sfilate, che ok, ho guardato, ho letto, mi ha riempito gli occhi, ho fatto delle letture belle pesantine a livello di tematiche affrontate nel corso di questo mese. E lui, sì, parla di omicidi, ma non è stato pesante, non è violento in nessun modo, appunto perché c'è la prosa di Signorini, tu lo senti molto leggero. È come guardare un programma TV su Mediaset. Questo è quello che accade. Io ve lo consiglio tanto, tanto, tanto. Se siete in un periodo in cui volete qualcosa che vi distragga completamente, buttatevi su di lui e fate bene. Concludiamo col volume pesantino numero 1000, praticamente, di questo graphic novel qui. Vi ho parlato nel video che è uscito di recente, che è 5 libri per restare umani, è il secondo episodio della mia rubrica, e ogni volta vi consiglio 5 libri che secondo me vi renderanno empatici nei confronti di una determinata categoria di persone, che vi faranno mettere nei panni di qualcun altro. E l'empatia è la cosa alla quale tengo di più in assoluto, e mi fa sempre piacere tentare di renderci e di rendermi in prima persona un po' più umana. Questo libro mi ha devastata. E nel momento in cui ho girato quel video lì, io ce l'avevo in lettura, ora l'ho finito e mi ha devastata. Ed è lui. Lui è Le Malerbe di Keum-suk Gendry Kim, sicuramente ho sbagliato qualche pronuncia, edito da Bao Publishing al prezzo di 25 euro. E qui si parla di una storia vera, una comfort woman coreana. Le comfort women erano delle donne prese dall'esercito giapponese durante la guerra, ovviamente, e costrette a prostituirsi, costrette a dare piacere ai soldati che erano al fronte a combattere. È una macchia indelebile e disumana sul governo giapponese. E l'idea, boh, è difficile parlare di questo libro perché sai che è una storia vera, perché la voce narrante ti sta effettivamente spiegando quello che è successo, e noi arriviamo a lei, iniziamo questo percorso con lei, che lei è bambina e viene da una famiglia molto povera, in cui non si mangiava tutti i giorni, e lei voleva solo andare a scuola e vivere la sua vita, e invece si è ritrovata a doversi prostituire, a doversene andare dal suo paese e a vivere sofferenze indicibili che a nessuna donna, a nessuna donna, ma a nessun essere umano, a nessun bambino, a nessuno dovrebbero mai essere riservate. Io vi consiglio tanto di mettervi nei panni della nostra protagonista, ce n'è bisogno. Ce n'è tanto, tanto, tanto bisogno. È stata una lettura forte, è stata una lettura che un po' il sonno me l'ha tolto, però me l'ha tolto in maniera buona, positiva, perché io voglio che queste storie mi scandaglionino l'anima e tirino fuori quello che di più fragile c'è per renderlo forte. Non so nemmeno io come parlarvi di questo volume, cavolo. Cioè, ricordo che all'interno del Restiamo Umani ne ho parlato a lungo, ho parlato di prostituzione, delle mie idee sulla prostituzione, di come dovremmo legalizzarla, di come dovremmo metterci nei panni di queste donne costrette a fare questo, perché sento ancora oggi, da persone della mia età, più grandi, più piccole, delle idee indecenti sulla prostituzione. Secondo me, a livello storico, è importante sapere che sono esistite le comfort women, è importante non dimenticarci di loro. Però adesso ce l'ho in mano, l'ho finito e mi ritrovo solo a pensare che mi viene da piangere. Quindi non sono in grado di fare una recensione.
Lettori, questo wrap up è finito, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti qual è il titolo che vi ha colpito di più, magari tra quelli che vi ho presentato, lasciatemi la vostra emoji preferita, anche quello, mi piacerebbe. Iscrivetevi al canale per non perdere i video futuri e controllate l'info box, super mega pieno di informazioni utili. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo domenica.